Ciao a tutti. Allora, siccome oggi ho i capelli in condizioni pietose e devo fare lo shampoo, ho deciso di farvi vedere come faccio la mia maschera per shampoo. Allora, io la maschera per shampoo la faccio una volta alla settimana. Dipende poi dagli ingredienti che ho a disposizione, non la faccio sempre uguale, anche perché in base agli ingredienti che ho la faccio diversamente. Allora, questa c'ho mezza banana. Che provo a schiacciare. Scusate se si vede male, ma io, come sapete, sono organizzata diversamente. Sono organizzata male con le riprese, d'altronde chi se ne. Allora, la banana deve essere schiacciata fino a diventare una crema. Questa è poco matura, onestamente. Di solito si usano, si preferisce usare le banane più mature perché sono più facili da ridurre in poltiglia. Allora, dovete cercare di eliminare tutti i pezzi, farla diventare, ecco, in una poltiglia. Benissimo. A questa banana aggiungete 2 cucchiaini di miele, tanto poi va fatto lo shampoo, quindi non vi preoccupate se diventate appiccicose, ma io uso questo di Lidl che è molto più. È molto più rapido. Levo di mezzo la forchetta e continuo il cucchiaio. Allora, ovviamente la banana diventerà nera, non vi preoccupate perché tanto chi se ne, cioè non vi deve vedere nessuno. Successivamente 2 cucchiaini di aloe, di gel di aloe. Io uso questo, o questo qua dell'Equilibra, o quello dei Provenzali, o quello dell'Equilibra, o quello dell'Omia. Vanno tutti bene i gel di aloe, perché tanto chi se ne. Scusate. Le mani. Allora, dopodiché io normalmente metterei un burro di cocco, olio di cocco o olio di ricino. Il problema qual è? Che l'olio fa scaricare moltissimo il colore, di conseguenza non lo utilizzo perché momentaneamente ho i capelli fucsia, di conseguenza vorrei evitare che scarichino troppo e quindi sostituisco l'olio di cocco con il burro di karité, che lo fa scaricare meno. Un attimo soltanto. Io non mi sono organizzata, ma d'altronde voi mi conoscete, sono un disastro vivente. Quindi asciugo il cucchiaio per non contaminare. Ok, e metto un cucchiaio di burro di karité. Il burro di karité per i capelli è molto buono. Se non avete burro di karité, usate l'olio di cocco o l'olio di ricino o l'olio d'oliva, anche se l'olio d'oliva è un po' meno buono per i capelli perché è molto grasso. Ovviamente non utilizzatelo alla cute, questo è presto detto, perché soprattutto se avete la cute tendente al grasso come me, tenderete a sporcarla un po' troppo. Quindi anche se fate lo shampoo io eviterei. Dopodiché 2 cucchiai che io prenderò a mano di maschera. Io uso questa dell'Omia alla. Uso questa dell'Omia all'aloe, scusatemi, ma sono rintronata. Uso questa dell'Omia all'aloe oppure quella all'olio di macadamia. Allora, otterrete una pappetta che dovete mescolare molto bene. Non so se riuscite. Ecco, otterrete una pappetta. Allora, ci potreste mettere anche altri ingredienti che sono utili ai fini di una ristrutturazione dei capelli. Sono la maionese, che li ammorbidisce, li lucida molto. L'uovo, io non lo uso però perché non lo uso. L'odore non mi piace, sgradevole.
potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale di limone, di lavanda, che è un purificante, oppure potete inserire, non so, olio essenziale di menta. Sono tutti oli essenziali. Io, siccome non uso roba che fa cattivo odore, di norma non metto gli oli essenziali. Allora, lo sto mischiando molto bene perché deve essere mischiato ultra benissimo. Purtroppo l'olio di il burro di karité, essendo che c'è ancora non c'è caldissimo, tende a raggrumarsi, quindi dovete schiacciare bene tutti i grumi. Schiacciate bene bene tutti i grumi. Ecco, niente, finito questo di mischiare, diciamo che adesso è ancora un po' pappettoso. È una cosa orrenda da guardare, però alla fine è molto benefico. Finito di fare questa cosa, semplicemente con le mani o con un pettine o con il pennello, quello da colore, lo distribuite su lunghezze e punte. Può essere messo anche sulla radice, se però non avete i capelli grassi. Se avete i capelli grassi, io ve lo sconsiglio perché va a sporcare tanto la radice, anche se poi andate a lavarli, fate più fatica. Quindi io direi soltanto radici, lunghezze e punte. E lo tenete su un'ora, almeno un'ora. Bene, questa è la pappetta fatta. Adesso io spazzolo i capelli che sono legati, sono sporchissimi. Metto questa pappetta e poi li lavo. Vi saluto, vi ringrazio, buona domenica. Ciao!